Papà? Papà? Senti, cosa sta succedendo con internet? Cola, sto facendo un'intervista! Grazie, grazie, abitanti di Minsk, per sopportarmi da un quarto di secolo, me, un uomo che viene dalla provincia. Grazie, Vladimir, per le congratulazioni per la vittoria. In fondo, siamo la stessa nazione, da Brest a Vladivostok. Lukashenko in galera, Lukashenko in galera. Vattene, vattene, vattene. No, 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 aspettate un attimo. Io ho dei numeri completamente diversi. Cioè, praticamente non ha nessun senso. Com'è possibile? E a questo io rispondo: metti via quel telefono. Non ti mangio mica, per ora. Io di qui non esco, non esco. La vedete la folla? Ci fanno a pezzi. Porta la nonnina a casa. Vedi che sta sbroccando di paura. La stronza aggiusta le lezioni. Teresa, mi senti? Attraverso i muri, mi senti? Io servo la Bielorussia. Servo Lukashenko. Dove dobbiamo portare questi? No, non li portiamo da nessuna parte perché già un uomo ordine. Tutti nei furgoni. E se non c'è posto, portateli nelle palestre, negli stadi. Portateli. Uno scarafaggio. Scarafaggio. Teresa, mi senti, amore mio? Abbiamo vinto, Teresa. Chi è l'idiota che ha messo il video su internet, vorrei sapere. Chi l'ha messo? Che se lo ricordino per tutta la vita. Qui il potere non vacilla. No, non lo vogliamo più. Mi sentite, bestie? Cosa volevano? Cosa volete? Tu lo sai che cosa sta succedendo? Mi hanno spezzato le unghie. Bianche, rosse, bianche. Minsk è rivolto. Fa paura. Fa paura stare qui. Papà? Si avvicinano. Prendi il mitra e sali in elicottero. Torniamo quando se ne sono andati. Dovere per la patria, cazzo! Sono tantissimi, urlano libertà. In questa cella c'è la vera Bielorussia. Bisogna fare come dicono. Stringi i denti, fai come dicono. I bielorussi si sentono insultati. E questo insulto non lo batti.